Ciò che voglio chiederle... è se conosco bene le donne. Sì, proprio così. Beh, se devo dire la verità, ne ho avute più di quante se ne consigliano, sa? È ciò che pensavo. Oh, mi avvii sulla buona strada. D'accordo. La cosa più importante da ricordare quando fa la corte ad una ragazza, specialmente agli inizi, è la dolcezza di parola. Quelle tenere frasi si sussurrano all'orecchio. Quali frasi? Bugie. Le più grosse. Colonel Hogan. Ogni donna cerca qualcosa, un uomo da amare, vuole rispettarlo, ammirarlo, adorarlo. Ma siamo realisti, nessun uomo è abbastanza virtuoso. Allora si ricorre alle bugie per sembrare migliori agli occhi della donna. È la regola. Neanche per sogno. Può darsi che voi americani amiate in questo modo, ma noi tedeschi abbiamo un codice d'onore, specie con le donne. Non mentirò mai. Colonnello, chi non mente alla donna che ama non merita di possederla. Avanti. Signora Wertmüller, dove sono gli altri? Cioè sua figlia. Il generale le sta mostrando il campo. Io volevo parlare con lei a tu per tu. Oh, sì, ma certo, è un piacere. Io vado allora. No, aspetti, Hogan, non ho ancora finito di metterli in ordine. Ordine? Sa come tengo gli schedari? Oh, sì, gli schedari. Sì, signore. Signora Wertmüller, prego, si accomodi. Io suppongo che il generale le abbia parlato di una piccola faccenda. Oh, sì, certo, me ne ha parlato, e con la sua stessa bocca. Per cui... ci sono alcune domande che vorrei farle, lei mi capisce? Oh, sì, se fossi al suo posto farei esattamente lo stesso. Mi chieda pure ciò che desidera. Beve? Gioca d'azzardo? Mai, non è vero, Hogan? Vero, vero, mai, mai. Bene, dunque, secondo lei, chi deve amministrare il denaro in famiglia, il marito o la moglie? Il comandante sostiene che la moglie deve occuparsi dell'amministrazione. Lui pensa alla guerra e gliel'ho sentito dire mille volte. È proprio vero, io lo dico sempre. Ottimo modo di esprimersi. Sono d'accordo anch'io. Mi scusi, Herr Comandant. Mi ha detto di avvertirla non appena arrivavano. Sono arrivate la figlia e la madre. No. Lo so. Altro da aggiungere, Schulz? No, comandante. È tutto. Colonnello, continueremo più tardi. Mi sembra onesto avvertirla che a mia figlia lei non è piaciuto. Io non le piaccio? Può cambiare opinione, ma... naturalmente non si può parlare di matrimonio senza il suo consenso. Naturalmente. Ora, vogliamo raggiungere gli altri? Oh, certo. Non le piaccio. Non piaccio a Lotte. Comandante, si affidi a me. La porterò alla marcia nuziale prima ancora che se ne accorga. Bene.